qui c'è da fresarci, è pieno, insomma, come si arriva da Puglia, da che il corpo del magaio e magari in sotto magari un po' di concime. Voilà. Fai vedere, è bella pianta. Guardate che bella pianta che abbiamo. Solo che mettitela al sole, mettiti lì, sei all'ombra. Qua, mettila di qua. Abbiamo riprodotto i carciofi. Sembra che ci siano sempre state queste piante. Solo che lo sai cosa bisogna fare? Bisogna selezionare quelle che hanno le spine e toglierli, eliminarli. Perché ci sono delle qualità che escono che sono più spinosi di quegli altri carciofi. Vabbè, dopo. Stiamo piantando i carciofi senza spine. Che vengono in primavera questa qualità qua. Rispetto a quella che abbiamo dalle nostre parti in Liguria, questi sono quelli tipo romaneschi, solo che ci sono alcune varietà che siccome vengono da seme variano e vengono con le spine e vengono, hanno delle spine molto più pungenti, molto più spinosi dei carciofi normali che usiamo noi dalle nostre parti. Voilà, lavoro è finito. Adesso vi facciamo vedere l'operazione che abbiamo fatto. Qui ci sono tutti i carciofi che abbiamo piantato adesso, che siamo a ottobre, e sono carciofi tutti, dovrebbero essere quelli romaneschi senza spine. Ah, adesso stiamo guardando l'operazione di pacciamatura. Abbiamo il terreno troppo soffice, così mettiamo la pacciamatura. Qui abbiamo tolto le patate e adesso abbiamo messo tre righe di carciofi e poi mettiamo altra verdura. Facciamo l'orto primaverile, invernale, estivo. No, estivo no, questo è primaverile. Invernale, primaverile. Estivo abbiamo già fatto. Voilà. Siccome presumiamo che quando pioverà, se verrà a piovere, verrà tutta una crosta, allora abbiamo messo la pacciamatura.